Ciao a tutti da ParaFranz e benvenuti a questo video. Ci siamo lasciati qualche mesetto fa con le 5 armi più orribili della Grande Guerra e ha avuto un buon successo, sinceramente speravo meglio. Comunque, eccovi qua al secondo capitolo. Oggi parleremo delle 5 innovazioni tecnologiche, sempre nell'ambito bellico, della Grande Guerra. Ho fatto una sorta di classifica come nell'altro video che probabilmente non rispecchierà le stesse cose che dicono nei libri di scuola e nei documentari, ma è una classifica fatta da me stesso e spero che anche voi siate d'accordo. Ovviamente non ho potuto includere tutto l'armamentario della Grande Guerra perché ovviamente è abbastanza ampio. Ho messo appunto le cose più significative. So che qualcuno non sarà perfettamente d'accordo, ma al quinto posto troviamo proprio le armi chimiche. Il debutto dei gas letali avvenne il 22 aprile del 1915, durante la seconda battaglia di Ypres. Questo era un punto strategico del fronte occidentale, dove da molto tempo si cercava disperatamente di sbloccare lo stallo della guerra di posizione. I tedeschi iniziarono a bombardare le linee avversarie con proiettili tradizionali, per poi sostituirli con munizioni caricate a cloro. Gli ignari soldati non erano a conoscenza di quest'arma, anzi, pensavano che le nuvole avvistate erano dei fumogeni atti a mascherare l'assalto, e al posto di ritirarsi aumentarono la sorveglianza. Il risultato? Un'immane carneficina. Quest'arma catastrofica, e scusate il gioco di parole, era catastroficamente difficile da maneggiare, tanto che persino i tedeschi non erano pronti e preparati al micidiale effetto di questi gas. Bisognava utilizzarla con il vento a favore, e non si aveva mai la certezza che esso non avrebbe cambiato direzione. Purtroppo i dolorosi ma positivi effetti fecero sì che si continuò la sperimentazione di altri gas ancora più micidiali. I gas in questione penetravano nella cute anche attraverso gli indumenti, creando devastanti piaghe dannose soprattutto per l'apparato respiratorio. Ma ci furono anche molti casi di cecità. Per sopravvivere si necessitava di efficienti maschere antigas, che non tutti gli eserciti, quello italiano per esempio, aveva. Le recenti innovazioni chimiche diedero la possibilità di studiare i primi lanciafiamme, che, come molte invenzioni del genere, anche questa fu di origine tedesca. Il principio attivo era il biossido di carbonio e lo zolfo, che compressi in una bombola, al momento del rilascio, creavano una fiammata di circa 35 metri. Fu perciò uno strumento molto utile quando, durante un assalto, venivano raggiunte le trincee avversarie, costringendo gli occupanti ad uscire allo scoperto. Nonostante gli effetti devastanti e gli indubbi vantaggi che quest'arma portava, il lanciafiamme non fu così determinante come altre novità, ad esempio, appunto i gas. Al quarto posto troviamo il sommergibile e la guerra navale. Avere una flotta navale imponente è sempre stato fondamentale per garantire il controllo dei mari, e indubbiamente anche nella Grande Guerra fu così. La marina doveva principalmente difendere le proprie vie di comunicazione e di rifornimento, e nel caso disturbare gli approvvigionamenti avversari. Nel primo conflitto mondiale però vennero impiegati attivamente i sommergibili, veicoli già sperimentati, ma con la necessità di sfondare lo stallo, avvenuto soprattutto tra Gran Bretagna e Germania, vennero migliorati e resi molto molto più potenti. Furono proprio i sommergibili tra le cause maggiori dell'entrata in guerra degli Stati Uniti. Ricordiamo appunto l'affondamento da parte di un U-boot tedesco del transatlantico inglese Lusitania. Dato l'ampio utilizzo di questo veicolo, che ad occhio non poteva essere osservato, si studiarono i primi sonar e idrofoni per individuarli e le prime mine di profondità per abbatterli. Ora passiamo a noi. La flotta italiana non disponeva di un alto numero di mezzi e non partecipò attivamente ad alcuna battaglia navale. Voglio però ricordare i motoscafi MAS italiani utilizzati nella beffa di Bucari da D'Annunzio, che affondarono una corazzata austro-ungarica. Vi starete chiedendo come mai la guerra navale e soprattutto le armi chimiche si trovano nelle ultime posizioni. Sicuramente i gas sono stati il simbolo di questa guerra, ma nelle prime tre posizioni troveremo quelle innovazioni tecnologiche che fecero sì che la prima guerra mondiale non fosse più una guerra in stile napoleonico, ma fosse appunto una grande guerra moderna. Quindi al terzo posto troviamo la mitragliatrice e le armi automatiche. La mitragliatrice, complessa evoluzione della famosa Gatling Gun, è forse il simbolo più importante della Grande Guerra. Ve ne cito alcune delle più importanti: la Vickers Mark I inglese, la Maxim 1910 russa, l'MG 1815 tedesca, la Fiat Revelli modello 14 italiana,
la Schwarzlos austro-ungarica e la Hotchkiss modello 1914 francese. Proposta inizialmente da Maxim all'esercito inglese, la mitragliatrice non ottenne un buon successo. I tedeschi invece capirono immediatamente la capacità di quest'arma. La mitragliatrice, dato il suo importante peso, venne considerata come un'arma di difesa. Pensate, con il treppiedi e il sistema di raffreddamento a liquido, poteva arrivare fino a 60 kg e potete capire che per maneggiarla ci volevano molti soldati. Ben presto si studiarono i primi fucili mitragliatori, meno affidabili delle sorelle maggiori, ma quantomeno notevolmente più leggeri. Ricordiamo la francese Schuchat, l'inglese Lewis e il Bar che arriverà a fine guerra, e il danese Madsen. Di notevole importanza fu la prima pistola mitragliatrice, la famosa Villar Perosa italiana, che utilizzava le stesse cartucce, tra l'altro, della pistola Glisenti in calibro 9 mm. Più tardi invece venne prodotta dai tedeschi l'MP18, che fu proprio la base adottata per le future mitragliatrici. In questa guerra ci fu l'avvento dei primi fucili semiautomatici, ma non furono mai utilizzati in larga scala perché erano eccessivamente sensibili allo sporco. Divaghiamo un attimo, cari gamer, dimenticatevi le raffiche infernali di Battlefield 1, la prima guerra mondiale era lenta e monotona e questi tipi di fucili erano destinati a poche squadre di assalto. Gli arditi, per esempio, nel 1918 vennero equipaggiati con il MAB-18 di produzione Beretta. Le truppe francesi invece avevano il loro RSC 1917 e gli aviatori tedeschi utilizzarono per brevissimo tempo l'inaffidabile Mondragon di produzione messicana. Al secondo posto troviamo il carro armato. La guerra di posizione era giunta a un periodo di stallo. Gli eserciti si trovarono a dover contrastare due gravi problemi tattici: il filo spinato, che inchiodava le avanzate, e le mitragliatrici, che con la loro rapida cadenza di fuoco falciavano senza pietà i soldati. La combinazione di questi due annullava quasi del tutto l'effetto degli assalti, trasformandoli, come noto, in vere e proprie carneficine. I comandi necessitavano quindi di un'alternativa valida a inefficienti armature e scudi di derivazione quasi medievale. Nacque così in Inghilterra il primo tank, che significava tanica ed era il Mark I. Aveva la potenza di due cannoni e due mitragliatrici nella versione maschio e nella versione femmina il carro adottava ben 5 mitragliatrici. Questo carro poteva superare senza problemi fitti reticolati e il fuoco delle mitragliatrici. Ma il tallone d'Achille era proprio la scarsa affidabilità riscontrata la prima volta sul fronte occidentale. Questi tank, affidabilità a parte, erano invincibili contro la fanteria, finché non vennero studiate le armi anticarro. Chiaramente poco dopo anche i tedeschi studiarono il loro carro armato, la 7V, e non ultimi i francesi con il loro Renault FT-17. In Italia, nonostante la sperimentazione del Fiat 2000, il carro armato non prese mai piede nelle battaglie, data l'insufficiente disponibilità economica e manifatturiera, ma soprattutto perché non era studiato per agire in montagna. Al primo posto troviamo l'aviazione e l'aeroplano. Con il primo volo dei fratelli Wright nel 1903, l'uomo capì che il sogno di dominare i cieli non era poi così lontano. Tuttavia, allo scoppio della Grande Guerra, molti ufficiali erano discordi all'impiego di tali apparecchi. Giulio Douay, noto generale italiano, sostenne invece che il dominio dei cieli era altrettanto importante di quello dei mari. Infatti, nella guerra in Libia, nel 1911, noi italiani fummo i primi ad impiegare gli aeroplani. Invece il generale Ferdinand Foch, francese, sostenne il contrario. L'aviazione è un ottimo sport, ma è completamente inutile per i fini dell'esercito. L'aeromobile fu impiegato inizialmente per ricognizione e per spionaggio delle linee nemiche. Ma quando si capì che dall'alto si poteva colpire il nemico, vennero inventate rudimentali frecce che il pilota doveva gettare sopra la testa di quei poveri soldati. Quando si era corto di frecce si potevano gettare le cose più improbabili, come ad esempio dei mattoni. Ben presto si passò alle bombe più comuni e quindi giunse la necessità di produrre i caccia bombardieri. Ben presto però si studiarono dei veri e propri attacchieri che dovevano colpire obiettivi che per la fanteria era impossibile assaltare. Nacque proprio in questa guerra la figura mitologica, tra virgolette, perché esistette davvero, del barone rosso, Manfred von Richthofen, a bordo del suo triplano rosso, il Fokker. In conclusione possiamo dire che queste
tre armi, le mitragliatrici, il carro armato e l'aereo, sono proprio le armi che caratterizzano la guerra moderna, anche la guerra di oggi. Infatti vediamo anche come in Iraq, come nelle guerre proprio di questi giorni, l'aviazione sia proprio cruciale. Benissimo, siamo giunti al termine di questo video. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con questa classifica, cosa ne pensate e quale per voi furono proprio le armi più importanti della Prima Guerra Mondiale. Ovviamente accetto critiche e idee per video futuri. Se questo video avrà un buon successo, continuerò questa serie che sinceramente mi piace molto. Quindi niente, non vi resta che condividere il più possibile, lasciare un mi piace, come ho già detto, commentare, ovviamente iscrivervi al canale, seguirmi su Facebook e sulla mia pagina Instagram. Ci vediamo alla prossima, grazie!